Nella regione di Chesapeake, le prime testimonianze scritte di una cucina tipica risalgono alla metà del 1600 e i nostri amici erano nel menù. I granchi blu si trovano lungo tutte le coste dell'Atlantico, ma la baia di Chesapeake è il loro habitat più famoso e fornisce circa la metà dei granchi pescati negli Stati Uniti. La polpa di questi crostacei è un tesoro nazionale, soprattutto se viene da mani come queste. È uno spettacolo! I migliori granchi del Maryland sono sgusciati e spolpati a mano, a una velocità incredibile. La J.M. Clayton Seafood a Cambridge è uno degli ultimi posti dove ancora viene svolto questo lavoro. Joe Brooks è uno dei tre fratelli che gestisce l'attività. Siamo qui dal 1890, ci lavora tutta la famiglia da quando il mio bisnonno John Morgan Clayton ha fondato l'azienda. Voi rappresentate la grandezza della cultura culinaria di questo stato, una cultura che caratterizza più di qualsiasi cosa questa parte del mondo. C'erano circa 60 imprese come questa nella baia poche generazioni fa. Oggi la J.M. Clayton è una delle 20 che continuano a fare quel mestiere antico. Ogni giorno, quando è stagione, i pescatori di granchi portano il loro carico fino alla riva e i freschi granchi blu vanno quasi immediatamente alla cottura. Sono cotti a vapore? Sì, in ogni autoclave si cuociono circa 20 quintali di granchi. Serve un quarto d'ora, con vapori ad altissima temperatura. Cuociamo 800-900 quintali di granchi al giorno. Poi stanno una notte in frigorifero e da qui alla sala di cernita, l'operazione principale. Qui ogni granchio viene aperto e se ne estrae la polpa prelibata, in fretta, perché le lavoranti sono pagate a chilo. Joe dice che una delle più veloci è Sissy Jones. Forza, comincia! Sono un po' nervosa. No. Non male. Solo 19 secondi. Vuoi provare? Per insegnarmi, Sissy pulisce un granchio al rallentatore. Con un taglio leva posteriormente il guscio, poi gli organi interni e infine le zampe. Fantastico, il granchio è quasi pronto. Poi toglie il guscio dal dorso. Estrae la tenera polpa, che con abili mosse viene fuori pezzo per pezzo. Ehi, questa è la Rolls Royce dei granchi. Guarda che pezzettoni. Tocca a te. Facciamo questa figuraccia. Uno dei motivi per cui questo lavoro è fatto dalle donne è che richiede una mano molto delicata. Un taglio maldestro vuol dire tempo sprecato, polpa rovinata e soldi persi. Oh, cavolo! Sarebbe da licenziare al volo. Non è che non sono veloce, io proprio non sono capace. Ci sono 70 donne in questa stanza. Ognuna produce dai 10 ai 20 kg di polpa al giorno. Ed ecco che i granchi pescati ieri oggi sono impacchettati e spediti per essere acquistati domani. Ciò vuol dire che la polpa che esce dalla confezione è quasi come se fosse appena uscita dall'acqua. Sono meravigliosi. Oh, grazie. Oh, è dolce e al tempo stesso deciso. La consistenza poi è davvero perfetta. È importante per me, mi dà quella giusta sensazione. Certo. Sotto i denti. Si scioglie in bocca. E poi inizia a diffondersi, è merito del grasso. Sì. Il grasso contribuisce al sapore, ma è importante anche per la consistenza. I pezzi di polpa forse saranno la Rolls Royce, ma c'è anche una linea di prodotti più economica. Le chele vengono frantumate e messe a bagno in acqua salata, dove i pezzi di guscio affondano e la polpa viene a galla. Quest'ultima verrà utilizzata per preparazioni a base di granchio e questa poltiglia darà il sapore a prodotti industriali come zuppe o salse. È fatta con i gusci e la polpa delle zampe macinati e trasformati in pasta. In pratica qui dentro c'è la polpa delle zampe, deliziosi pezzettini macinati con gusci sbriciolati. Potrei mangiarne un catino sopra un toast. Per tutta la notte, sul divano. Oh, mamma mia! Assomiglia un po' alle frattaglie. È vero. Ha quel sapore metallico. Questo è un prodotto davvero incredibile. Anche alla J.M. Clayton il tempo passa. Il lavoro viene fatto dalle donne locali e tramandato alle generazioni successive, come ha fatto la zia di Sissy, Nisi Jones. Da quanto tempo lavori qui? 62 anni. Complimenti, è incredibile.
e sua mamma ha lavorato qui per 80 anni. La nuova generazione di locali, invece, si dedica ad altre occupazioni e ha lasciato questa attività in mano a straniere, principalmente messicane. Ma la grande abilità e l'orgoglio del proprio lavoro sono gli stessi che si notavano ai tempi del bisnonno di Joe. La J.M. Clayton spedisce i suoi prodotti in tutto il paese, ma la maggior parte dei suoi clienti è nel Maryland, molti dei quali nella città più grossa vicino alla baia, Baltimora.